È un'occasione importante quella di oggi, ringrazio il Presidente Montepara per avermi voluto al tavolo dei relatori, portiamo in ascolto, in divulgazione la nuova legge sulla procedura di legittimazione degli usi civici. Devo dire che in questa occasione c'è stata la possibilità di fare un ragionamento condiviso perché soprattutto nella provincia dell'Aquila, dalla quale io provengo, ci sono tante amministrazioni separate di beni di uso civico, tra l'altro una in particolare emancipata da ente esponenziale, quindi si avverte la difficoltà dell'esproprio di eventuali percorsi come quello della legittimazione, anche se in realtà qua parliamo di una subdelega ai comuni rispetto alla regione, come un qualcosa di non contemporaneo, cioè di non adeguato alla riforma di tutto il comparto degli usi civici che è stata molto messa a disposizione di queste amministrazioni separate, tra l'altro con un'iniziativa lodevole che, torno a dire, è stata quella della costituzione in provincia dell'Aquila del primo ente esponenziale collettivo. Noi abbiamo potuto lavorare però per creare una sorta di elasticità rispetto alla procedura di legittimazione e quindi a non obbligare tutti i comuni, perché non tutti erano nelle condizioni non solo di avere la volontà politica ma anche di avere la struttura, e l'Aquila è uno di questi perché ha una dimensione molto articolata, e con un emendamento a firma mia siamo riusciti a trovare questa via d'uscita. Tra l'altro, proprio nel rispetto della legge 168 che ha riformato tutto il comparto degli usi civici, siamo, e credo questo a livello nazionale perché me lo confermano giuristi esperti in materia, i primi ad aver normato quantomeno una parte che era da dover disciplinare a parte della regione Abruzzo, per l'appunto la possibilità, anzi l'abbiamo normato la procedura che riguarda l'acquisto e l'acquisizione della personalità giuridica da parte di chi si emancipa da amministrazione separata e bene civico ad ente esponenziale.